vedesse madre che bontà usa Don Bosco coi benefattori. Egli stesso mi dà gli indirizzi delle signore che in qualche modo, anche minimo, si interessano di noi. E se ricorre l'onomastico di qualcuna, me lo fa sapere, raccomandandomi di ricordarla nelle preghiere della comunità, di fare una visita o di scrivere una letterina o di presentare un regaluccio adatto, magari una primizia di fiori o frutta di casa nostra. Voglio rivolgere il mio affettuoso saluto agli innumerevoli benefattori e benefattrici che rendono visibile la provvidenza nelle nostre case. Fin dalle origini voi avete cooperato con l'Istituto per lo sviluppo delle opere e avete sostenuto il servizio di educazione ed evangelizzazione a favore dei ceti popolari. Ancora oggi continuate a offrire il vostro sostegno e la vostra collaborazione con molta generosità e in tanti luoghi in cui senza il vostro aiuto noi non potremmo fare il bene. Don Bosco e Madre Mazzarello hanno avuto sempre per voi un pensiero davanti al tabernacolo e hanno invocato specialmente Maria per ottenere le grazie necessarie per le vostre persone e le vostre famiglie e noi oggi vogliamo ripetere questo gesto. Portarvi davanti al tabernacolo e affidarvi a Maria con le vostre persone, le vostre famiglie e tutto ciò che vi sta a cuore. Nel sostegno delle opere in favore dei più poveri, voi esprimete quello spirito comunitario e solidale che è tipico della presenza degli uomini e delle donne di buona volontà nella società anche di oggi. Questo atteggiamento favorisce il superamento delle differenze sociali tra i diversi gruppi. Anche per questo vi vogliamo ringraziare. Mi esperienza di vita alla par della Virgen Santissima si remonta desde niña por la influencia de mis padres. La Virgen Santissima es para mí motivo de mucha, mucha alegría para sobrellevar todas las circunstancias que se van presentando. Por eso agradezco de todo corazón esa linda experiencia y que nunca me falte su protección y su auxilio. Mi fe y mi fortaleza y mi alegría vienen de su mano. Gracias, Virgen Santísima, por estar siempre conmigo. Preghiamo Maria per i nostri cari benefattori. Sia lei a coprire con il suo manto ognuno di loro e le loro famiglie. Possano sempre godere di salute, santità e sapienza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.